ricominciamo la serie che abbiamo pensato di fare di video rispetto al verso le elezioni. Quindi, se volete poi commentare, mettete hashtag verso le elezioni. Abbiamo iniziato questo ciclo di video già settimana scorsa con il video sulla spiegazione dei compiti istituzionali degli ordini fatto da Monica Quanilli. Oggi e per qualche giorno, direi più o meno fino a martedì, andremo avanti. Vi proponiamo una serie di riflessioni che le persone che lavorano con me, che sono tutte colleghi assistenti sociali, ed io abbiamo fatto rispetto a una serie di tematiche. Nello specifico oggi vorrei condividere con voi le nostre riflessioni sul conflitto di interessi e sul, come dire, essere a servizio della professione. Parto da quest'ultima perché mi ha fatto un po' riflettere. In questi giorni in cui tanti colleghi si stanno proponendo sui social network rispetto al fatto che si candidano, mi è capitato di leggere che lo fanno per mettersi al servizio della professione. E allora mi sono chiesta: ma scusa, questa cosa non si può fare, cioè non si può essere al servizio della professione anche stando fuori dall'ordine o comunque stando in altri contesti, occupando contesti diversi da quelli prettamente istituzionali? E ecco, qua ho fatto una riflessione personale ed è il motivo per cui spiego il perché io non mi candido, così, come dire, facciamo anche un po' fuori quegli eventuali commenti che sono: ah, ma sei sempre molto critica, allora perché non ti candidi? Non mi candido per vari motivi, ora ve lo spiego, raccontandovi appunto le nostre riflessioni sul conflitto di interessi e essere al servizio della professione. Non mi candido perché io ho deciso in questo momento di essere al servizio della professione in una forma diversa e ringrazio Paolo Ferrario di avermi donato un termine che io non conoscevo, che è la disintermediazione, cioè io sarò e mi renderò, e lo sono già stata, credo, almeno questo è il progetto che abbiamo io e le mie collaboratrici, al servizio della professione, stando fuori dalle istituzioni, al fine proprio di essere, diciamo così, il più possibile libere di interfacciarci con tutto quel target che vogliamo riuscire a raggiungere con i nostri messaggi, che riesca a mettere in critica ciò che accade, in una critica costruttiva. E quindi, come dire, visto che poi tutti sapete anche che io sono a favore dell'abolizione degli ordini, ritengo, e l'ho già detto, che se gli ordini ci sono, però dovrebbero anche svolgere il loro lavoro al meglio. E in questo senso io e le mie collaboratrici, perché li prepariamo insieme tutti questi video, abbiamo un po' lo scopo di, uno, chiedere agli ordini di rispettare le stesse regole che loro si danno. Perché questo abbiamo visto che non succede sempre, o non è successo quantomeno in passato, di rispettare tutti gli iscritti, di rispondere, cioè di essere lì per gli iscritti. Perché, e questa è la mia visione, ho un po' la sensazione che gli ordini, non parlo del nostro, gli ordini in generale, essendo che devono esistere perché la legge lo dice, essendo che non possiamo scegliere se iscriverci o meno, siano un forte rischio di essere autoreferenziali e soprattutto, diciamo così, di fare un pochino più gli interessi di chi ci sta dentro che non dei propri iscritti. Questa è una mia opinione personale. E infatti in questo io credo e porto l'esempio, ad esempio, dell'Associazione Italiana Coach Professionisti di cui faccio parte, che è organizzata a livello regionale, secondo me, in una maniera splendida. Cioè, a livello regionale ci sono dei coaching club, tutti possono partecipare a questi coaching club, non ci sono eletti a livello regionale, gli eletti sono a livello nazionale, sono eletti da tutti. A livello regionale ci si incontra mensilmente, chi vuole può partecipare e tutti gli eventi che vengono organizzati da ogni regione sono concordati con gli iscritti. Ecco, questo mi sembra un modo interessante di pensare agli iscritti, con gli iscritti. L'altro aspetto è favorire, dal mio punto di vista, ed è quello che ci proponiamo facendo disintermediazione, un'evoluzione del pensiero professionale fuori da quei contesti che sono sempre stati, diciamo così, da assistente sociale. Quindi anche la libera professione, anche tutti quei metodi che no, in cui noi potremmo, come dire, avere uno spazio e dove rischiamo forse di non averlo. Ad esempio, ho parlato altre volte della coordinazione genitoriale.
richiamare anche, come dire, gli ordini, a prendersi in carico anche in maniera critica un miglioramento anche di loro stessi e delle regole che loro si danno. Ecco, questo in questo momento mi sembra che sia più sensato farlo fuori dall'ordine, per essere del tutto libera, del tutto liberi, perché appunto ci sono anche le mie colleghe che lavorano insieme a me. E allora qua arrivo alla questione del conflitto di interessi, cioè io e queste colleghe ci siamo domandate ultimamente, ma una come me, che lavora prevalentemente con la formazione, come dire, io faccio tanta formazione, ci guadagno dalla formazione, davvero sarebbe libera, completamente libera da conflitto di interessi, candidandosi all'ordine, diventando consigliera? Ecco, noi non abbiamo risposte, però ci siamo posti una serie di domande e di riflessioni, cioè essere consiglieri di un ordine implica una certa visibilità, non soltanto a livello regionale, perché implica partecipare a convegni, implica essere presenti sul territorio, essere conosciuti, arrivare molto più facilmente a tutti. E questo per un libero professionista come me, per una persona che vende i propri prodotti come me e come molti altri, anche che si stanno candidando adesso, io non so quanto questo liberi dal conflitto di interessi, perché io un po' di conflitto di interessi ce lo vedo, e ce lo vede anche l'ordine, perché lo trovate anche indicato in alcune delibere, o quantomeno ci si vede il rischio del conflitto di interessi. Allora, quello che ci siamo dette, stante che non riteniamo ovviamente che i formatori o i liberi professionisti non debbano candidarsi all'ordine professionale degli assistenti sociali come i consiglieri, ci mancherebbe altro, però quello che non vediamo onestamente, che un po' ci dispiace, è una riflessione su questo tema, né da parte di chi si sta candidando, e questo rischio lo corre, di, come dire, proposte di correttivi, proposte di come si può evitare il rischio del conflitto di interessi. E qua arrivo a un altro punto che ci ha fatto molto, come dire, ci ha fatto porre diverse domande e ci ha lasciati anche un po' basiti, devo essere onesta. Cioè, ultimamente ci è capitato di vedere colleghi liberi professionisti, anche formatori, che quindi si guadagnano un po' come me da vivere facendo formazione in proprio attraverso associazioni che propongono nei loro programmi l'aumento della formazione gratuita da parte dei consigli regionali. Ora, faccio una premessa, io ho sempre detto, andando ai convegni sulla libera professione, che se vogliamo davvero come assistenti sociali parlare di libera professione, dobbiamo anche iniziare a piantarla di richiedere cose gratuite, perché essere liberi professionisti significa farsi pagare, essere in grado di farsi pagare. E allora, se io per primo assistente sociale non riconosco il lavoro, lo sforzo, l'impegno di chi sta dall'altra parte, che sia formatore, che sia un consulente, che sia chiunque, assistente sociale, perché vado a chiedere, come dire, corsi gratuiti, vado a chiedere consulenze gratuite, vado a chiedere consigli gratuiti e via dicendo, come possiamo pensare che gli altri lo riconoscano poi a noi quando ci mettiamo sul mercato? Prima cosa. E quindi, ecco, il fatto che chi va a parlare ai convegni di libera professione, si vende come formatore sul mercato, come assistente sociale formatore, poi vada a proporre in un programma l'aumento della formazione gratuita, un po' mi lascia perplessa onestamente, perché capisco che questo possa far arrivare voti, però un pochino io lo trovo davvero molto incoerente. Dopodiché ci sono venute delle altre domande. Le domande sono: bene, se di formazione gratuita si vuole parlare, chi la fa? La fanno i consiglieri che fanno normalmente i formatori? O che hanno smesso di fare i formatori perché si stanno candidando ma poi ricominceranno a farlo? In questo modo aumentano la loro visibilità. E poi i consiglieri che dovessero fare la formazione gratuita sarebbero rimborsati dall'ordine, sarebbero pagati dall'ordine? Ecco, chi va a proporre queste cose, nel senso che noi stiamo dando le nostre opinioni, forse sarebbe il caso che nel proprio programma indicasse questi correttivi e che cosa va effettivamente a proporre e come. Inoltre, un'altra riflessione, questa benedetta formazione gratuita è davvero gratuita? Cioè, nel momento in cui non la dovessero fare i consiglieri gratuitamente, chi la fa? Come vengono selezionate le persone che le fanno?
E soprattutto in questo modo non è più gratuita, è gratuita per l'assistente sociale finale, non è gratuita nel senso che vengono utilizzati i soldi di tutti gli assistenti sociali di quella regione. E allora facciamo conto che in una regione ci siano 3.000 assistenti sociali, quanti posti si metteranno a disposizione in questa formazione gratuita? 3.000, dando la possibilità a tutti di partecipare, o saranno 100? E quindi come li si seleziona questi 100? Perché allora non è molto equa, si fa formazione gratuita ma che va a vantaggio solo di alcuni non di altri, solo dei disoccupati e non degli occupati. Ecco, forse nei programmi sarebbe bene specificare tutti questi aspetti, altrimenti onestamente posso dirlo, e tanto qualcuno lo sa che sono un po' polemica, ma è una provocazione, a noi sembra più un, come dire, un mettere lì qualcosa che faccia, che sia un po', come dire, un neon che fa arrivare voti. Allora forse chi vota, come me, come tutti voi, dovremmo essere più critici di chi scrive i programmi, nel caso in cui questi programmi non fossero scritti in una maniera, come dire, comprensiva, appropriata e chiara su tutto, non solo sul cosa, ma anche sul come. Ecco, in questo senso, queste sono state le nostre considerazioni. Ora, diteci anche voi che cosa ne pensate, mandateci i vostri commenti. L'idea di questi video è di attivare un confronto con tutti voi, quindi noi aspettiamo tutti i vostri commenti. Potete anche non essere d'accordo con noi, ci mancherebbe. Questa è la nostra visione di chi lavora con assistente sociale privato. Vi ricordo che potete trovare il video di Monica Quanilli sul videoblog di assistente sociale privato /blog. Potete anche commentare attraverso tutti i social, la pagina Facebook che è assistente sociale privato, la pagina Instagram assistente sociale privato, potete anche trovare i social con LinkedIn. Domani vi parlerò io del programma che vorremmo, così anche lunedì, mentre martedì Sara vi parlerà di un altro tema. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Arrivederci.